Dionigi Gaudioso in uno, sindaco di Barano ma anche consigliere della città metropolitana. Lo sport che ci unisce è importante, abbiamo già sentito gli altri colleghi come riusciamo ad avere sotto la stessa insegna, nello stesso spirito, 8 comuni, 2 dell'area flegrea e i 6 dell'isola d'Ischia. Una bella sfida. Ma è una sfida importante, come hai detto tu, oggi qua non è che sta votando come sindaco perché c'erano già gli altri, ma più che altro come consigliere della città metropolitana. Che se va in porto l'operazione è chiaro che la città metropolitana sarà a fianco, come sarà a fianco anche il sindaco Manfredi, ma a breve ci saranno nuovi investimenti, come già spiegato, da parte della città metropolitana. Da ottobre usciranno proprio dei nuovi bandi finalizzati proprio allo sport, alla ristrutturazione degli impianti già esistenti, perché spesso non è che dobbiamo pensare solo a fare cose ex novo, ma cercare di tenere nel miglior modo possibile gli impianti che già abbiamo, e tutto sommato penso sono anche sufficienti, perché chi c'è stato prima di noi spesso ha pensato allo sport. Lo sport è stato evidenziato che è importantissimo, io l'ho sempre detto, forse siamo quasi ai livelli della scuola. Fare sport, perché oggi non è sufficiente avere un figlio che va bene a scuola ma non fa sport, quindi completa i ragazzi, ma non solo. Sono uno di quelli che pratica sport, faccio un po' di ciclismo, faccio un po' di camminate e penso che fa bene a tutti. E quindi dobbiamo cercare, come ha spiegato anche la Commissione, di aumentare i parametri delle persone che fanno sport. Quindi se oggi abbiamo un 40%, l'obiettivo è quello di arrivare a 50% e di superare, arrivare a percentuali alte, anche se spesso fare sport a Ischia non è semplice per quanto riguarda sport su strada, parlo proprio della bicicletta o della corsa, ma noi abbiamo anche dei sentieri. Io sto ristrutturando 6 sentieri, a breve ripartirà la riforestazione non solo a Barano ma anche a Casamicciola. Noi abbiamo avuto dei contributi sia a Barano che a Casamicciola, parlo di 500.000 euro a testa, quindi questo problema che abbiamo avuto delle piante, ci saranno di nuovo polmoni verdi che sono importanti non solo per la respirazione ma anche proprio per praticare attività sportive in questi boschi.